compare nell'immagine. Ma cos'è questa cosa? Che compare improvvisamente? Questa ultima cosa che ho detto non so cosa voglia dire. Florence Henry nasce a New York, si trasferisce però ben presto in Europa, dapprima a Berlino dove studia musica insieme a Ferruccio Busoni e poi a Parigi dove invece si dedica alla pittura. Dopo aver frequentato i corsi di Laszlo Molinagy alla scuola Bauhaus, decide di dedicarsi alla fotografia. Nelle sue ricerche fotografiche a partire dalla fine degli anni 20 fino al 1940 ritroviamo il linguaggio del cubismo, costruttivismo, surrealismo, sperimentazioni fotografiche con l'utilizzo di procedimenti innovativi come il collage e il fotomontaggio. C'è anche però molta attenzione per il cinema e per il linguaggio cinematografico. Sappiamo che nel 1957 collabora come consulente fotografico alla realizzazione di un film di Jean Negulesco, Il ragazzo con il delfino, la cui protagonista è Sophia Loren. Sembra che alcuni dei primi piani realizzati appunto dal regista siano stati suggeriti o comunque siano legati alla presenza di Florence Henry. Il fondo di Florence Henry è stato donato da due galleristi, Giovan Battista Martini e Alberto Ronchetti, nel 1977. Il fondo è costituito da 175 stampe in bianco e nero. Le stampe vengono realizzate proprio in quell'anno, l'anno della donazione, anche su consiglio e suggerimento della stessa Florence Henry. Una parte di questo fondo viene presentata in occasione della prima mostra, quindi del 1978, al Salone delle Scuderie del Palazzo della Pilotta. E più tardi, nel 98, in occasione di una seconda mostra monografica dedicata alla fotografa. In quell'occasione viene pubblicato il catalogo da Elekta. In questo catalogo sono gli stessi galleristi, Martini e Ronchetti, a sottolineare il perché della loro scelta, perché donare il fondo di Florence Henry all'Oxac, perché individuano in questo archivio, insieme al Centre Pompidou di Parigi, due luoghi importantissimi per la valorizzazione e lo studio futuri di questa fotografa e nel contempo valorizzarne l'opera. All'interno del fondo di fotografie di Florence Henry emerge un'ultima campagna fotografica che lei realizza a partire dal 1936 fino al 1940. La serie si intitola Bretagna. Dopo una prima analisi possiamo individuare in molte di queste immagini gli elementi della sua opera precedente, quindi un'attenzione per la costruzione spaziale, la ricerca prospettica, il fotomontaggio accurato, come nel caso della fotografia che vede questa figura femminile di profilo vestita di nero, che riprende le forme dei due monoliti, alle sue spalle.